Buonasera e benvenuti al nostro appuntamento settimanale con l'intervista. Questa sera il nostro programma sarà un po' più movimentato perché accanto a me a condurre questa intervista è Sergio Gessi, che è in grado di aver accettato di partecipare, diciamo, di condividere questo ruolo, direttore di Ferrari Italia, che voi conoscete, e due gli ospiti che sono il professor Alessandro Somma, giurista, docente di diritto comparato all'Università di Ferrara, conoscete anche lui, Andrea Gandini, economista e presidente della cooperativa che da 30 anni a questa parte pubblica l'annuario socio-economico ferrarese. Noi lo chiamiamo il CDS, un centro studi di ricerche socio-economiche, dico bene. Certo. Ecco. In genere la nostra intervista prende spunto da temi di attualità e oggi la cronaca e l'attualità non ci offre che l'imbarazzo della scelta. Però abbiamo deciso di soffermarci sull'evento, diciamo, del fine settimana a Bologna, quindi conti, siamo in Emilia Romagna e c'è, non dico un'attesa, ma la cronaca si è occupata molto in questa settimana, anche per le contestazioni che ci sono state, dell'attesa di questo G7 dell'ambiente. Un, diciamo, summit che vorrebbe promuovere, leggo, lo sviluppo sostenibile, rendere la tutela ambientale un fattore di crescita. Temi al centro di questo G7 ambiente che il governo italiano, nella fattispecie il ministro dell'ambiente, Gianluca Galletti, presiderà a Bologna l'11 e il 12 giugno. E questo tema va di pari passo, diciamo, con un altro evento a cui la cronaca ha dato molto spazio in questi primi giorni di giugno. Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha confermato l'uscita degli Stati Uniti dagli accordi di Parigi sottoscritti dal suo predecessore Barack Obama. E gli accordi di Parigi sono accordi, come dire, relativi alla riduzione delle emissioni di CO2 proprio per frenare, diciamo, gli eventi calamitosi legati al cambiamento climatico. Ecco. Allora, una domanda la faccio a Sergio Gessi, cioè al mio partner. Perché questo G7 ambiente? Beh, perché, cara Daglia, se non la smettiamo di trattare la nostra casa comune come se fosse una pattumiera, tutto il resto diventa secondario, nel senso che l'emergenza climatica non è l'unica, l'emergenza ambientale, ma è forse la prima perché in qualche modo è condizione di tutto il resto, cioè se compromettiamo l'ambiente, l'habitat, il mondo in cui viviamo, di che cosa parliamo poi? E i temi li conosciamo bene perché, e li viviamo anche sulla nostra pelle, l'aumento progressivo, costante delle temperature. Certo. Che è conseguenza delle emissioni di gas serra, di inquinamento, la questione dei rifiuti che poi ritroviamo sulle nostre tavole, le cose che mangiamo, non sappiamo più se ci possiamo fidare, se ci fanno bene o male. Quindi ci stiamo progressivamente avvelenando e stiamo rendendo invivibile il nostro pianeta. Quindi rischiamo davvero una catastrofe di dimensioni planetarie. Le previsioni sono in questo senso drammatiche. Nel giro di qualche decennio si parla di drastico riduzione dell'area dell'Artico, quindi lo scioglimento dei ghiacci, con conseguenze, insomma, poi ci sono i nostri ospiti che su questi temi ci diranno tutto ciò che è necessario sapere, che un po' abbiamo cominciato a mettere a fuoco. Ecco, e già abbiamo introdotto, diciamo così, un po' gli scenari dentro i quali si muove questo G7 ambiente. Ecco, noi non vogliamo fare del terrorismo, non siamo abituati, diciamo. Vorremmo ragionare un po' insieme con l'aiuto dei nostri ospiti. Allora, certamente c'è però, ecco, mi rivolgo al professor Somma, c'è, diciamo, una nota abbastanza drammatica, no? In tutto quello che ha evocato adesso Sergio Gessi. Io cito qualche cifra. Si stimano 250.000 decessi a livello globale a causa dei cambiamenti climatici tra il 2030 e il 2050 ed è un allarme lanciato da un istituto autorevole che è l'Health Environment, Healthy People, salute dell'ambiente, salute della gente. Si può invertire il trend, che è un istituto all'interno dell'ONU. Si può invertire il trend adottando politiche verdi inclusive. Allora, già questa è un'espressione non facilissima, che io chiederei al professor Somma un po' di spiegarci, facendo riferimento al fatto che in Europa ci sono sensibilità diverse, e questa è la domanda, circa la necessità, diciamo, di
correre ai ripari, lo si sta dicendo ormai da tantissimi decenni. Ecco, questi sembrano essere, questi accordi di Parigi del 2015, sembrano essere accordi, come dire, dell'ultima spiaggia, cioè o adesso o mai più. Che cosa ci dice, professor Somma? Sì, ultima spiaggia è l'espressione corretta, anzi, secondo qualcuno addirittura si è già raggiunto il punto del non ritorno, quindi il momento oltre al quale non si può più invertire la tendenza, per qualcuno sarebbe già raggiunto, ed è una tendenza che, insomma, gli esempi si sprecano, è l'aumento della temperatura, ma i deserti che avanzano, il livello dei mari che si alza, con simulazioni anche su quello che potrebbe succedere non tra 2000 anni ma tra qualche decina di anni alla pianura padana, quindi con il mare che si avvicina a Ferrara. Ora, a me pare che ci siano effettivamente delle sensibilità diverse in giro per l'Europa e in giro per il mondo, ma ahimè sono delle sensibilità che hanno più a che vedere con la capacità di intravedere nella green economy, quindi in un intervento dell'economia per far fronte a questi problemi, un'occasione di guadagno. Cioè non c'è, come oramai capita troppo spesso in molte vicende, non c'è qui un tempo della politica che è misurato sulle necessità del pianeta, quindi sulle necessità delle persone. Guardate ad esempio anche questa situazione molto curiosa, no? Trump esce dall'accordo di Parigi, così come vorrebbe uscire dalla globalizzazione, mentre la globalizzazione viene difesa dalla Cina e anche l'accordo di Parigi viene difeso dalla Cina. I cinesi sono diventati improvvisamente più democratici di quello che si dice essere stati gli statunitensi e più ecologisti. No, hanno intuito che lì c'è molto business e quindi la velocità di coloro i quali corrono ai ripari è una velocità che ha a che vedere esclusivamente con la possibilità di trovare guadagni dagli interventi. Ma questo sarebbe un guadagno, come dire, eticamente accettabile e anche ecologicamente accettabile? Diciamo che se fosse semplicemente un'etichetta diversa che viene apposta agli interventi, un modello di sviluppo diverso, sì, il problema è capire se questo modello di sviluppo arriva troppo tardi, nel momento in cui noi decidiamo che può arrivare solo se conviene economicamente. La politica deve intervenire laddove l'economia ha dei tempi che sono incompatibili con la politica, e questo secondo me è un classico esempio. Questo G7 di Bologna è l'ennesimo incontro di alti papaveri che discutono d'ambiente. Ne abbiamo avuti decine e decine. Abbiamo avuto decine e decine di summit promossi dalle Nazioni Unite, di protocolli, di impegni variamente assunti e subito dopo disattesi. Perché? Perché non si scopriva che non era economicamente conveniente. Parleremo di questi modelli di sviluppo e di come dire, del bersaglio verso cui è puntato il dito accusatore, no? Di chi è principalmente responsabile di queste emissioni in alto. Certo, peraltro al tavolo del G7, lei ora ricordava, oltre all'Italia, lo diciamo, ci siedono la Germania, la Francia, la Gran Bretagna, gli Stati Uniti, il Canada, il Giappone, mancano però due dei paesi che sono protagonisti sullo scenario internazionale e anche fra i maggiori paesi che inquinano, cioè la Cina e l'India. E anche questo un pochino, diciamo, condiziona il senso e il significato di questo vertice, che pure è importante per le ragioni che anche il professor Somma richiamava. E a riguardo vorrei chiedere ad Andrea Gandini questo. Giustamente il professor Somma ci segnalava come gli effetti catastrofici, ampiamente prevedibili e previsti ormai, conseguenza di ciò che abbiamo detto, dello scenario che si è determinato, ci riguarderanno direttamente, anche la nostra regione, anche la nostra provincia. Però la sensazione è che le persone non siano davvero informate e attente e allarmate quanto sarebbe necessario, perché parliamo non di generazioni a venire, ma dei nostri figli, forse ancora prima che dei nostri nipoti, e quindi di qualche cosa che davvero ci riguarda da vicino. Perché c'è questa disattenzione da parte della stampa e del mondo dell'informazione, secondo lei?
perché il tema è troppo complicato per finire sui giornali di grande tiratura, perché disturba gli interessi dei padroni del vapore. Per quali motivi se ne parla così poco di fronte a un evento così gigantesco? Diciamo che l'essere umano ha una capacità di reazione soprattutto sulle cose immediate, quindi essendo il fenomeno ambientale con effetti devastanti non a lungo termine, ma comunque non domani, perché avanza gradualmente, la capacità di mobilitazione è più modesta. Però non dobbiamo sottovalutare il fatto che c'è una coscienza diffusa a livello dei cittadini che cresce sempre più, lo vediamo da tanti fattori, e quindi ci sono comportamenti delle imprese che stanno orientandosi in maniera molto chiara in questa direzione, perché, come diceva Somma, certamente chi in futuro farà prodotti diciamo puliti e sostenibili avrà sicuramente un mercato crescente. Lo vediamo anche nel cibo: il biologico sono 7 anni che cresce a 2 cifre, i prodotti diciamo tradizionali non biologici sono fermi. Tesla, che è la macchina che dovrebbe avere una produzione non inquinante, ha una capitalizzazione di borsa in questo momento che è superiore a quello di General Motors, che è incredibile, e pare che entro un anno riesca a produrre finalmente una macchina da $33.000, quindi accessibile. Adesso costa 100.000, quindi non è accessibile, e quindi se riesce a ottenere questo risultato diventerà un gigante, mentre adesso è un nano. Quindi secondo me ci sono anche delle potenzialità e delle possibilità di fermare il disastro, che sicuramente è la minaccia maggiore del secolo. Ogni secolo ha una grande minaccia. Nel secolo scorso abbiamo avuto 2 guerre mondiali che hanno fatto 100 milioni di morti, più di tutti i 2 millenni precedenti. Questo secolo ha una grande minaccia, la minaccia grossa è quella ambientale, perché si porta dietro le grandi migrazioni. Questa è una cosa che sottovalutano, diciamo, tra virgolette, gli europei. Cioè, diciamo, adesso abbiamo ben presente cosa significa l'immigrazione, ma possiamo immaginare cosa significa un'immigrazione massiccia dall'Africa desertificata verso l'Europa. Questa è, diciamo, la minaccia concreta più grossa per noi. Poi l'innalzamento del mare è chiaro che potrebbe avere degli effetti su tutta la costa. Infatti le previsioni dicono che, ma queste sono previsioni a 50 anni, quindi nessuno, dicono che ci sarebbe un riallagamento di tutto il Basso Ferrarese, con la gioia di qualcuno. Sì, diciamo. Ecco, in questo senso, diciamo, una nota di speranza per controbilanciare anche l'allarme, che comunque non va assolutamente sottovalutato, la possiamo trovare in questo. Io ricordo che all'epoca in cui ero scolaro, diciamo ai primi anni, il rischio indicato proprio per il bacino nostro dell'area del Po era il contrario, cioè l'idea che alla foce del Po il sedimentarsi dei detriti portasse a un riavvicinamento delle coste fino a creare una grande laguna veneta conchiusa su Ferrara, e quindi a una chiusura di bacino. E adesso si sta parlando del contrario, cioè di tornare indietro. Quindi speriamo che, al di là, come dire, di ciò che autorevolmente ci è stato detto circa il danno ormai causato, si possano trovare le misure, insomma, per contrastare un fenomeno che comunque non ci può lasciare dormire sereni. Ecco, mi viene da pensare, sulla base di quello che ho sentito, mi rivolgo per sua somma, che questo G7 Ambiente, che dopo gli accordi di Parigi è forse il primo summit di verifica a livello di questi G7, cioè di 7 potenze mondiali, a cui mancano 2 colossi importanti come sono Cina e India. Probabilmente noi sentiremo delle proposte, delle ricette, oltre che delle verifiche di quello che è stato fatto in questo anno e mezzo. Però mi viene da chiedermi, questi fenomeni del riscaldamento globale, dei rischi di questo modello di sviluppo che riguarda l'industria, ma riguarda anche la zootecnia, riguarda anche lo spreco, gli sprechi alimentari, per i quali si parla sempre più spesso di economia circolare, cioè di un'economia che sappia rimettere in circolo le risorse, soprattutto in quei paesi come l'Italia che non hanno materie prime, quindi se devono comprare da,
dall'estero e queste sono sicuramente spese che incidono, diciamo, sulla bilancia dei pagamenti. Però nel dibattito politico, adesso parliamo, siamo sempre in fase preelettorale in Italia a livello locale, a livello nazionale, nel dibattito politico questi temi sono assai poco presenti. Prima, poco fa, Sergio Gelsi diceva a livello giornalistico di grandi testate informative, pure di grandi network, dei talk show, insomma. Però anche i politici non è che abbiano molta spinta almeno a cercare di chiarire che i temi piccoli, locali, sono poi legati a questi enormi problemi globali. Forse questo potrebbe consentire anche ai cittadini di non reagire, diciamo, al messaggio politico in modo sempre così emotivo, sulla base di paura, di entusiasmo, di aggressività, ma di capire, diciamo, la portata dei fenomeni. Lei cosa pensa? Ma io penso che siamo in una fase in cui il dibattito politico è concentrato su temi che quali consentire attraverso il mercato di avere prezzi più bassi. Questo ovviamente interessa molto alle persone perché c'è sempre meno lavoro e quello che interessa è mantenere un livello di vita avendo però prodotti che costano sempre di meno. I prodotti che costano sempre di meno sono esattamente quelli che sono poco sostenibili, quindi giocattoli in plastica che fanno 10.000 km prima di arrivare nelle stanze dove giocano i nostri figli, cibo scadente, non biologico, che anche lì fa migliaia e migliaia di chilometri. E questo è un tema per la politica, cioè quando prima dicevo è la politica che si deve occupare di queste cose, non l'economia, significa esattamente questo. Se noi lasciamo scegliere al libero incontro di domande e offerta il prezzo dei beni, non faremo mai delle politiche che sono efficaci per l'ambiente. Noi abbiamo bisogno di una politica che renda accessibili i beni sani, i beni sostenibili a chiunque, che spieghi che il nostro modello di sviluppo, ad esempio, non può continuare a esistere e a svilupparsi sulla base dell'assunto per cui ci deve essere una produzione sempre crescente e un consumo sempre crescente di beni, no? Perché questo purtroppo è la prigione del nostro modello di sviluppo. Se noi non consumiamo e produciamo più dell'anno prima, siamo fermi o peggio siamo in recessione. Abbiamo un modello di sviluppo che è difficilmente compatibile con le cose di cui stiamo parlando adesso. Quindi ci vuole una politica che si occupi effettivamente di queste cose, che utilizzi la leva fiscale per rendere convenienti i prodotti buoni e utilizzi sempre la leva fiscale per rendere sconvenienti i prodotti che non lo sono. Delle politiche che controllano la circolazione dei beni, lo so che è un problema da molti punti di vista, però che controllano... Politiche protezionistiche, lo dico con l'aggettivo più banale, ecco, e più convenzionale. Diciamo che questa è una fase nella quale si sta tornando a discutere di controllo su alcune cose che non sono più nella disponibilità dei governi. La circolazione dei capitali sicuramente, la circolazione delle merci, il controllo sulla circolazione delle persone. Ora, tutto questo discorso avviene sulla scia delle cose dette da Trump esclusivamente per immettere gli stati nuovamente nella condizione di farsi guerre commerciali tra di loro, nella condizione di sostenere le imprese nazionali nella competizione globale. Questo è aberrante e soprattutto scredita l'idea, che è molto più complessa e non del tutto negativa, di riconquistare degli spazi di controllo su quello che avviene sul territorio nazionale. Non però per il becero nazionalismo economico, ma ad esempio anche per produrre delle politiche di sostenibilità ambientale. Senti, a proposito di Trump e di questo vittimismo di cui, come dire, si sta facendo scudo, sostenendo che gli accordi sono stati fatti in modo tale da creare un danno all'economia americana, che tipo di effetto potranno avere sulla possibilità reale poi di portare avanti le politiche di contrasto all'inquinamento che faticosamente si erano in questi ultimi anni, fino al vertice recente di Parigi, negoziate, e che adesso rischiano di in qualche modo fare invece un passo indietro a fronte dello sfilarsi da questo impegno del colosso americano,
teniamo conto, ecco, l'idea di Trump di, appunto, di ritornare all'uso del carbone, quindi dei fossili, e anziché favorire l'utilizzo di energie pulite, delle rinnovabili, insomma, anche questo è un aspetto che rende ancora più inquietante il quadro, mi sembra. Ma intanto però chiariamo che Trump ha manifestato l'intenzione di uscire dagli accordi di Parigi, però se fa prestissimo e se sfrutta tutti i tempi rapidi relativamente che sono consentiti, riuscirà a farlo nel 2020, perché nessuno può uscire dall'accordo di Parigi se non dopo 3 anni dalla sua validità ed è entrata in vigore nel 2016, e poi ci vogliono almeno 12 mesi per avviare le procedure per l'uscita. Quindi deve essere rieletto una seconda volta Trump affinché possa effettivamente uscire. Tuttavia Trump rappresenta un problema non tanto per la scelta di uscire da Parigi, che evidentemente è un problema, ma per le scelte politiche che sono state fatte, perché l'accordo di Parigi indica un obiettivo, no? Una riduzione dell'emissione di anidride carbonica. Poi come concretamente questo si faccia dipende dalle politiche dei paesi. Singoli stati. E gli Stati Uniti ha fatto politiche, ecco, sotto Trump di cancellazione di quelle poche cose che, insomma, Obama era riuscito a mettere in piedi o aveva voluto mettere in piedi, quindi un ritorno agli oleodotti, no? Tra l'altro con quella controversia grossa che riguardava, insomma, la possibilità di una tribù indigena di mantenere un rapporto con il suo ambiente, nuovamente annullato il disincentivo per l'utilizzo di idrocarburi e così via. Ma anche noi facciamo queste cose. Ci ricordiamo che poco fa c'è stato un referendum sulle trivelle, e quindi il tentativo nuovamente della politica di dire al circuito dell'economia che alcune cose saranno tanto desiderabili dal punto di vista dell'economia, ma non dal punto di vista della qualità della vita. Questo referendum non è stato perso, semplicemente non ha raggiunto il quorum. Poi c'erano altri referendum, no, che non hanno raggiunto il numero sufficiente per la raccolta di firme recentemente, il trivelle bis, no, perché quello che non ha raggiunto il quorum dei votanti riguardava la possibilità di trivellare in mare entro le 12 miglia. Invece l'altro referendum riguardava la possibilità di trivellare sulla terra e oltre 12 miglia, tutte questioni di estremo interesse per questo territorio, perché si trivella molto sul terreno e si trivella molto in mare. E poi c'era anche quello sui rifiuti, e anche quello non ha raggiunto nessuno. Le sue parole mi sembra che ci richiamino all'esigenza di tornare a parlare e ragionare soprattutto in termini di progresso più che di sviluppo. Ecco, e a questo proposito, no? Le questioni non sono terminologiche, non, diciamo, non sono questioni della caprina, è attraverso l'uso del linguaggio che noi anche ci orientiamo, come dire, il nostro modo di affrontare i temi, la realtà. Questa presa di posizione di Trump, che comunque dovesse anche mantenersi nel tempo e da intenzione dovesse diventare qualcosa di più specifico, mette in luce un contrasto, diciamo, un conflitto che ormai è tradizionale, noi l'abbiamo vissuto moltissimo anche nel nostro paese, nella nostra regione, nella nostra provincia, cioè quello fra, come diceva Jesse, fra tutela dell'ambiente, salvaguardia dell'ambiente, quindi salute dell'ambiente e salute delle persone, non dimentichiamolo, e invece sviluppo. In epoca di crisi economica sembra che le politiche, diciamo, favorevoli alla ripresa dell'industria abbiano la priorità anche senza guardare troppo per il sottile per quanto riguarda il rispetto, diciamo così, delle normative ambientali, le garanzie, ecco, che questi insediamenti produttivi non danneggino ulteriormente ambiente e quindi salute dei cittadini. Che cosa ne pensi? Penso che dipende molto da come gli attori sociali, i partiti, i sindacati, anche se sono molto indeboliti oggi, si comportano rispetto a queste questioni. Adesso portiamo il caso anche ferrarese, così entriamo in un tema anche abbastanza vicino, che può smuovere. Adesso si parla dell'ILVA e del fatto che l'ILVA ha fatto dei danni ambientali enormi e verrà poi comprata da questa cordata, diciamo, di Marcegaglia e Mittal. Ecco, noi abbiamo avuto un caso analogo a Ferrara, perché abbiamo avuto il petrolchimico, ma nessuno si ricorda che la nostra storia è profondamente diversa. Per esempio, nel 68 sono state fatte battaglie durissime per non monetizzare la salute da parte proprio dei sindacati,
E noi siamo riusciti a Ferrara a impostare un modello di sviluppo della petrolchimica che fosse basato, diciamo, sul prodotti più, meno ad impatto ambientale. E la maggioranza anche dei lavoratori, diciamocelo fuori dai denti, era contraria, perché quando l'azienda proponeva di monetizzare la salute con un aumento salariale, la stragrande maggioranza anche dei lavoratori era favorevole. C'è stata una lotta sindacale del gruppo dirigente sindacale molto forte contro questa impostazione, abbiamo tutta la documentazione anche al CDS, se uno vuole andare a vedere i volantini di allora, eccetera, eccetera, che poi ha pagato, nel senso che si è riusciti a far cambiare linee produttive all'azienda, si è sviluppato produzioni che poi a un certo punto hanno avuto un impatto a livello mondiale, per cui oggi la chimica fine che noi abbiamo realizzato a Ferrara ha avuto delle prospettive. Infatti, noi siamo un caso positivo anche dal punto di vista delle bonifiche, diciamo, dei siti inquinati, per esempio, da certe fabbriche come la Solvay. Quindi non dimentichiamo che Marghera ha chiuso. E Ferrara, senza avere nessun politico di riferimento, perché noi non avevamo nessun politico di riferimento, è riuscita per la produttività del sito. Cioè, quindi abbiamo anche degli esempi positivi, perché tutti sparano continuamente anche su, quando c'è una puzza, qualcosa sul petrolchimico. Nel petrolchimico ci sono sistemi di controllo, normative, che c'è una grande quindi differenza. La politica ha fatto la sua parte qui, perché è riuscita ad imporre alle imprese. Se per politica intendiamo anche le istituzioni, i sindacati, i corpi intermedi. Ma anche le istituzioni del territorio, perché comunque si sono mosse a fianco, diciamo, per imporre, diciamo, questi piani, per esempio di bonifica. Adesso io ho presente questi. Però ecco, la politica deve tutelare il bene comune, ci ripete, no? Il professor, certo. Somma, e quindi deve evitare che le imprese, diciamo, economiche, che hanno soprattutto come obiettivo il bene dell'impresa, la produttività, ecco, abbiano il predominio. Questi due sistemi, no? E cioè il sistema economico-imprenditoriale, che qui a Ferrara, insomma, è sempre stato abbastanza debole rispetto al resto dell'Emilia Romagna, certo. E rispetto, diciamo così, alla volontà politica che, prima di tutto, soprattutto guardando alla disoccupazione del paese, che qui a Ferrara stiamo sperimentando in modo abbastanza forte, quando si vuole creare occasioni di ripresa produttiva, questi due sistemi come possono entrare, diciamo, in una relazione virtuosa? Ma, per esempio, la nostra senatrice di Copparo, come si chiama? Bertuzzi è la prima firmataria di una legge nazionale che propone che le scuole prendano soltanto cibo biologico. Quindi è chiaro che se tu introduci una legge che obbliga addirittura, io sono sempre contro gli obblighi, anche contro dei vaccini, sono contro questa modalità, ma che comunque favorisce il fatto che siano presi prevalentemente prodotti di qualità, quello è un modo con cui la politica crea le condizioni, diciamo, per favorire certi processi poi produttivi. Il Navarra adesso ha aperto una linea di sperimentazione proprio nel settore biologico, perché si è reso conto che la gran parte dell'industria, anche italiana, ha bisogno di questo tipo di forniture. Proprio oggi c'è la cosiddetta guerra del grano giù a Bari, no? Che è un dato significativo. Noi siamo tra i grandi produttori europei di grano, specialmente in Puglia, e ci arriva una nave dal Canada di 50.000 tonnellate di grano, perché costa meno, casomai dentro c'è anche il riso. La stessa cosa accade per il riso, rispetto al riso nostro biologico o il riso IGP, diciamo, che invece subisce la concorrenza a causa della normativa europea del riso che proviene dai paesi dell'est senso, asiatico. Diciamo, la posizione di Trump sul TTTP e anche sul commercio mondiale è una posizione positiva. Perché? Perché rompe diciamo, i giochi a livello mondiale dell'establishment di aumentare questo scambio continuo tra le nazioni, che invece deve avere un rallentamento, considerando non solo l'aspetto del prezzo, meramente del prezzo, ma anche interessi locali, che poi nel settore dell'agricoltura è strategico. Ecco che gli interessi locali sono non soltanto di tipo protezionistico dal punto di vista puramente economico, ma interesse locale dal punto di vista della salute della gente, perché certo. Che nelle scuole intervenga una normativa per cui le mense devono utilizzare prodotti biologici, pensa alla salute dei bambini, io dico pensa anche
a tutelare le imprese, certo, dell'agricoltura che hanno investito nel biologico. Certo. Questo è molto importante perché comunque dà il senso che chi si avventura, chi progetta, diciamo, questa green economy ha poi un tornaconto, perché sennò, certo, è abbandonato a se stesso. Ecco, da questo punto di vista, entriamo nell'ultimo tema che ci siamo proposti così di affrontare, anche se volo d'uccello. E quanto può essere importante avere politiche espansive, cioè di investimento dello Stato nel promuovere, diciamo, questo tipo di azioni che vanno anche a favore di una scelta economica, no, di impresa produttiva, e quanto invece le politiche espansive oggi debbano recedere rispetto invece a politiche di austerity che si dice sono quelle comunque che tutelano i più deboli, no? C'è questo dibattito, politiche espansive, politiche di austerity. Ecco, noi partiamo da questo tema molto legato alla tutela dell'ambiente per fare una brevissima riflessione su questo, su questi due poli del dibattito ideologico, sulla questione dello sviluppo e sulla questione anche del mercato del lavoro. Beh, le politiche di austerità sono assolutamente negative, credo che non ci sia bisogno di professori universitari o economisti. Non o tutti la pensano come lei, professore. Ma basta guardarsi. Proprio universitari. Basta guardare, lo so, abbiamo, ognuno ha le sue pecore nere in casa. Scherzi a parte, sino a un certo punto però. L'austerità ha prodotto dei danni enormi, l'austerità è semplicemente la ricaduta di un modello di sviluppo che l'Europa si è data, che è questo, tutta l'Europa e i paesi europei, la crescita economica incentrata sulla esportazione. La Germania è l'esempio principale di questo, il prodotto interno lordo tedesco è fatto prevalentemente dalle esportazioni per più del 50%, che significa che la Germania è ricca, ma i tedeschi sono poveri. Molto poveri, molto impoveriti, perché per esportare bisogna, soprattutto in regime di moneta unica, pagare molto poco il lavoro, e in questo modo si è competitivi, e poi tassare molto poco le imprese, rendendo così non finanziabile lo Stato sociale e producendo ulteriormente dei disastri per il benessere, ecco, delle persone. Ecco, questa è, la fermo un attimo perché vedo che Andrea Gandini scuote la testa, sentiamo allora, diciamo, i due poli del dibattito. In contraddittorio, che cosa? No, io non sono d'accordo su questa impostazione di insomma, perché io distinguerei l'austerità buona da quella cattiva e l'espansione, diciamo, l'uso della spesa pubblica espansiva, buona e cattiva. Così come se affrontiamo il tema della scuola pubblica e privata, buona e cattiva, non ne usciamo vivi, perché ci sono scuole pubbliche ottime, scuole pubbliche pessime, scuole private ottime e scuole private pessime. Io credo che ci sia l'austerità buona e l'austerità cattiva. Allora, dobbiamo guardare anche i fatti. Allora, ci sono paesi che hanno portato avanti politiche di austerità in Europa. Sono tutti i paesi del nord, la Germania inclusa, la stessa Inghilterra, e anche due paesi che hanno avuto dei grossissimi problemi, sì, come la Spagna e l'Irlanda, che sono ricorsi agli aiuti europei, che hanno fatto negli ultimi due anni politiche di austerità, io dico buona, perché ci sono anche quelle cattive, come il caso della Grecia. Un esempio di austerità buona? L'esempio di austerità buona è la Spagna. Sì. La Spagna è stata... Perché? Ha tagliato dove e dove non ha tagliato? La Spagna ha tagliato 15 miliardi di spesa pubblica in tutta una serie di settori improduttivi che poi possiamo andare a vedere, e ha investito, ha introdotto nuove tasse relativamente per esempio alla proprietà immobiliare, ha aumentato anche le tasse nel settore, diciamo, della proprietà mobiliare, e ha usato una parte di queste risorse, molto meno però di quelle che ha tagliato, per investire sul turismo e sull'industria manifatturiera automobilistica, che oggi produce 2 milioni di auto contro i 600.000 dell'Italia. Per cui oggi la Spagna ha un tasso di sviluppo tre volte superiore a quello dell'Italia e sta risolvendo tutti i suoi problemi. Qualcuno dice che la spesa buona, diciamo, anche nelle politiche di austerity, debba essere quella dedicata al potenziamento della formazione, quindi, certo, la scuola, l'università, la ricerca, perché, certo, da qui si parte per qualsiasi tipo di sviluppo. Sono d'accordo in linea generale, ma anche nell'education, dove dovrebbero essere fatti più investimenti, io sarei, se fossi il primo ministro, aumenterei subito lo stipendio agli insegnanti, ma introdurrei subito però un'authority sulle scuole. Un'authority come voleva fare il ministro Berlinguer, che poi non è stata fatta, perché le regioni del sud non lo volevano, che vada a controllare tutte le scuole italiane e ti mette in un range.
Così tu sai come sei messo, ma non per punirti o per promuoverti, per dirti tu vai bene, tu vai male, tu hai questi problemi qui e devi migliorare in questo campo. Perché se no, se tu investi nella spesa pubblica senza avere poi dei sistemi di controllo di come vanno spesi i soldi, sì, tu puoi fare anche, certo, come è successo regolarmente in Italia, perché non nascondiamocelo, noi siamo un paese che ha fatto solo politiche espansive. Non abbiamo mai fatto austerità, tant'è che abbiamo un debito pubblico clamoroso. Anche negli ultimi 7 anni abbiamo fatto politiche espansive, anche negli ultimi 3 anni. La domanda è, ha pagato questa politica? Un tedesco ci direbbe no, non ha pagato. Quindi, poi io non sono contrario alle politiche espansive, cioè non sono contrario al fatto che gli investimenti, che ci siano investimenti di lunga portata, con capitali pazienti, con investimenti dello Stato in certi settori, assolutamente, non sono assolutamente contrario, anzi sono favorevole, però bisogna distinguere da settore a settore e guardarci dentro. Comunque, a proposito di austerità buona e austerità cattiva, l'austerità cattiva certamente è quella a cui allodevo il professor Somma, che in qualche misura possiamo tradurre nell'immagine che è quella del cittadino costretto a tirare la cinghia per assecondare gli appetiti della grande impresa e i diktat della finanza, cioè quella situazione che ben conosciamo, che ha indotto il professor Luciano Gallino qualche anno fa a pubblicare un libro molto importante dal titolo provocatorio Il golpe delle banche e dei governi, ecco, racchiudendo dentro questa la critica che svolgeva il professor Somma. D'altra parte è di recente pubblicazione invece il volume di Veronica De Romanis, titolo L'austerità fa crescere, in cui si cerca di ribaltare un po' questo concetto, attribuendo, per quello che ho capito, all'austerità un altro significato, perlomeno io così l'ho voluto intendere, cioè non il rigore fine a se stesso, ma in qualche modo anche la necessità di razionalizzare, per esempio, i conti pubblici, quindi di generare una economia virtuosa in funzione anche di una differente gestione della cosa pubblica e una più razionale organizzazione della pubblica amministrazione. Allora, su questo tipo di austerità forse anche il professor Somma può in qualche misura, credo, convenire. Io sono abbastanza radicale su questo, cioè se per austerità intendiamo semplicemente non buttare i soldi nel cestino, siamo d'accordo tutti. Dopodiché qua non stiamo discutendo di gestire al meglio una famiglia con il buon padre di famiglia che deve gestire bene i soldi, qui stiamo parlando degli stati. E gli stati non devono fare austerità, perché gli investimenti o l'espansione è finalizzato ad una cosa molto importante, alla piena occupazione. Noi siamo oramai dentro una ossessione da psicanalisi, che è quella per cui dobbiamo tenere sotto controllo i prezzi, quindi l'inflazione, e per questo stiamo ammazzandoci di austerità. Abbiamo smesso di pensare che il punto di riferimento sia la piena occupazione, che è lo strumento per la quale occorre appunto fare investimenti. Dopodiché, è ovvio che l'espansione produce debiti, ma il debito nostro è dovuto agli interessi, e gli interessi alti sono legati anche al fatto che i governi non controllano più le banche centrali. Questa è anche un'altra cosa molto negativa che viene dal periodo in cui si è nata l'ossessione per l'austerità. È un tema molto ampio, mi rendo conto, certo, ma è per dire che bisogna veramente ripensare da zero tutto qua. Abbiamo visto che non è possibile conciliare due posizioni. Non questa sera, quantomeno. Ci torneremo e ne faremo oggetto. Ma possiamo tornare, se affrontiamo dei settori molto piccoli, sì, potremmo metterci d'accordo. Esatto. Facciamo degli esempi, non so, sul trasporto locale. Una cosa che mi colpisce, cioè che il trasporto locale è un trasporto deficitario in Italia, in molti altri paesi. Però in molti altri paesi cosa fanno? Ma anche basta andare nel Trentino. Tu quando sali sull'autobus ti fanno pagare il biglietto, che tu abbia la tessera o non la tessera, nessuno passa se tu non paghi il biglietto. A Roma cosa succede? Il contrario, tu sali sull'autobus e non paghi niente, puoi mettere tutte le macchinette che vuoi, tutti i controlli che vuoi. Quindi se lo paghi ti buttano giù dalla vettura, con questo se rischio. Lo paghi. Quindi quando io intendo la stabilità buona, intendo coniugare, diciamo, la spesa pubblica, che poi, come disse
giustamente qualcuno, non esiste la spesa pubblica, esiste soltanto la spesa, i soldi dei contribuenti, in modo tale che sia efficiente. Allora nessun privato, chiaramente, a me non è che voglio privatizzare il trasporto pubblico, ma nessun privato farebbe salire uno senza fargli pagare il biglietto, perché qui probabilmente c'è una normativa. Beh, anche qui dovremmo affrontare tutta un'altra tematica, cioè quella relativa non tanto al costo del biglietto, del ticket, eccetera, nei trasporti pubblici o negli altri servizi pubblici, ma c'è un altro tema, voglio dire, che sta diventando di attualità, e cioè, a proposito della riduzione del costo del lavoro, ci sono dei lavori e dei servizi che ormai vengono pretesi gratuitamente. E per esempio il servizio dell'informazione è uno di questi. Parlavamo con il professor Somma del fenomeno Uber, noi dicevamo c'è una tendenza all'uberizzazione, come dire, certo, dell'economia e del lavoro. Certo. Ecco, sono tutti temi interessanti che credo possono interessare la nostra vita quotidiana, che affronteremo con Sergio Gelsi prossimamente. Noi però abbiamo esaurito. Mi lasciate una battuta sola? Certo. Il biglietto dell'autobus è bene che sia deciso dal pubblico, perché il pubblico potrebbe anche dire non faccio pagare nessuno perché mi interessa l'ambiente. Vabbè, io sarei d'accordo su questa politica. Se si dicesse prendiamo una facciamo una scelta politica, siccome in questo momento il bilancio del trasporto pubblico si dice che è in pareggio, quando è in perdita del 70%. Il trasporto pubblico si dice che è in pareggio, ma in realtà lo Stato sovvenziona il 70% del costo. Se lo Stato italiano dicesse, e io sarei d'accordo, a questo punto, siccome il problema dell'ambiente è rilevante e decidiamo di fare andare tutti sull'autobus gratuitamente, io sono il primo d'accordo. Ma questa è una cosa. Questa è un'altra scelta, cioè nel senso che si decide che un servizio pubblico. Ma non lo puoi fare, perché i parametri europei ti impediscono di farlo. Non puoi fare. Ci sono i parametri europei sono impietrati sull'austerità. Tutto ha ricaduta. Tu lo puoi fare perché sono scelte nazionali. L'Italia deve però introdurre. Ma con che soldi? Chiudi un ospedale però. Non devi chiudere l'ospedale, che gli ospedali funzionano abbastanza bene. Devi introdurre, come c'è in tutta Europa, l'imposta sulla prima casa, che noi non paghiamo, e che tu devi spiegare. Andrebbe nella TAV, non andrebbe nel trasporto pubblico. Il sindaco di Bologna avrebbe più difficoltà F-35. A fare ciò che fece Zangheri negli anni 70, cioè lasciare fasce di gratuità del biglietto per agevolare gli studenti, i pendolari e i lavoratori in certi momenti. Certo. Facendosi carico di quell'ammanco, recuperando poi dalle altre municipalizzate ciò che serviva per pareggiare il bilancio. Ecco, certo. La questione comunque è complessa, ma noi cominceremo ad affrontarla magari segmento per segmento, come ti ha suggerito. Lascio a te, Sergio, la conclusione di questo incontro. Siamo partiti dall'ambiente. Siamo partiti dall'ambiente. Chiudiamo con l'ambiente. Chiudiamo con l'ambiente per ribadire in qualche maniera le aspettative, non che possa succedere chissà quale miracolo nei due giorni conclusivi del summit bolognese, in cui si torna a parlare appunto delle questioni che sono state anche al centro di questo dibattito, ma magari auspicando una più matura presa di coscienza da parte di tutti noi, di tutti i cittadini, innanzitutto partendo anche dalla responsabilità individuale, quindi perché ciascuno tenti, per quel che gli è possibile, di attuare responsabilmente dei comportamenti che siano coerenti con ciò che poi pretendiamo dagli altri, perché poi il cambiamento parte sempre da noi per prima cosa. E poi magari sperare che anche i grandi della terra, a un certo punto, se sono davvero grandi, abbraccino con coscienza e consapevolezza la sfida che hanno davanti e che facciano ciò che è necessario fare. Bene, noi vi lasciamo. A questo punto ringrazio Sergio Gelsi davvero del suo importante contributo, ringrazio i nostri ospiti. Grazie a voi. Andrea Gandini, Alessandro Somma, e noi ci diamo appuntamento la prossima settimana. Grazie dell'attenzione. Buonasera.